Grazie, cari amici, per essere qui così numerosi, per essere venuti così numerosi. Un abbraccio a tutti gli ospiti che sono venuti a Cremona, in pullman, in automobile. Saluto ai ragazzi, davvero è importante questa presenza che segna una prosecuzione, una continuità ideale di messaggio dai più anziani ai più giovani. Importantissima questa presenza e il vostro ruolo. Io vedo tante facce così note, alcune persone che hanno tenuto vivo in questi anni il ricordo di quello che è avvenuto, Cremona, Val di Susa, che partecipano alle iniziative del Col dell'Is, Fiumi di Luglio e tante altre, e tanti altri momenti. È veramente importante che questo avvenga. Io credo che noi siamo riusciti, grazie soprattutto alla vostra azione, all'azione dei anziani, dei protagonisti, Chiro, gli altri, siamo riusciti a lasciare un qualcosa, lasciare un messaggio, qualcosa che rimane, si tramanda, e non è così semplice, non è così semplice, i tempi non sono dei facili. Proprio ieri ho avuto una discussione con una persona, anche molto, se così si può dire, sono sensibile, ma democratico sicuramente, diceva ma no, basta, diceva, cioè non affrontiamo neanche più questi argomenti, non parliamo neanche più, perché è proprio in relazione anche al convegno di stamattina, ho detto no, sbaglia profondamente chi la pensa così, perché la storia va studiata, va rivista, è una continua rivisitazione, anche quella della resistenza. Non ci sono miti così da prendere in blocco, va studiata, va rivista, è una continua, se così si può dire, revisione. Quando si parla, c'è stata una grande polemica in questi anni, chi viene dal Piemonte lo sa benissimo come noi. Il revisionismo, benissimo, è una continua revisione la storia. Chiunque, anche i ragazzi lo sanno, con gli insegnanti li portano insieme a studiare, a rivedere, a di nuovo porsi le stesse domande per dare risposte magari in parte diverse, e così cambiano anche le domande. Questo è il processo della storia, addirittura cambiare le domande che si fanno ai testi, ai documenti, alle stesse persone che ancora quando si stanno contemporaneo. E quindi è normale in questo momento. Ma naturalmente in questo processo, alla fine, rimane, anzi, è opportuno, è positivo che questo avvenga, perché in questo caso è rimasto il cuore, il nocciolo duro, si direbbe, della storia di quel periodo. È rimasto chiaro, ancora più di prima, quando dicono c'era il mito, c'era la leggenda, ma sì, era venuto fuori anche adesso, ha superato il processo di revisione, è venuto fuori che in quel periodo, magari con l'incertezza dei vent'anni, non solo con l'entusiasmo, ma anche con l'incertezza delle posizioni, delle idee, con una certa casualità nelle scelte di vita delle persone, mica tutte motivate politicamente o con consapevolezza piena di quello che facevano, però è venuto fuori che in quel momento appunto questi giovani, molti dei quali hanno anche sacrificato la vita, hanno fatto la scelta giusta che ha permesso poi la costruzione della democrazia, il recupero della libertà in Italia e anche non solo in Italia, evidentemente. Pensate cosa sarebbe successo se avesse vinto l'altra parte, il meccanismo dei campi di concentramento, dei treni blindati, del genocidio. È emersa con forza la giustezza di quella scelta attraverso una revisione sottoposta oggi la storia per periodo al vaglio, anche appunto demitizzata, ma è emersa la grandezza, la positività di quella scelta per noi, non
avremmo quei margini di libertà che oggi abbiamo. Certo, rimessa sempre in discussione, ma nulla è acquisito una volta per tutte. I ragazzi forse non hanno questa consapevolezza che non è acquisito una volta per tutte, come non è acquisito il benessere una volta per tutte, così non è acquisita la libertà, non sono acquisiti i diritti una volta per tutti. Invece sono sempre da conquistare, ogni giorno da rivedere e da conquistare. Ecco, però quei diritti, quella libertà, quel benessere anche, è il frutto di quella che è, di quei sacrifici, di quei dolori anche. E ecco che cosa è emerso, il nocciolo duro che è rimasto dal vaglio della revisione della storia. E quindi io dico positiva la revisione della storia, positivo il dibattito che c'è stato in questi anni, perché ha fatto emergere appunto più forte questa verità, oggi acquisita da tutti. Presidente della Camera che pronuncia con la storia che ha le parole bellissime dei giorni scorsi, è un riferimento per tutti alle stesse posizioni che sono emerse appunto di antifascismo, di condanna della dittatura, di esaltazione del sacrificio della libertà. È un patrimonio comune, è un grande risultato dell'azione di tanti piccoli, sono stati riformiti, ma insomma tanti riformiti monumento, ognuno porta il proprio mattoncino, porta la propria briciola, ecco, noi abbiamo fatto questo, tanti anni di fatica e di lavoro, a Cremona come in Piemonte, come da voi, come nei vostri splendidi paesi, nelle